emozione. Revelio! Revelio! Andiamo a fare la missione. Pozioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno, dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina che di intelletto. Inizieremo questo trimestre con la pozione rigeneratrice. Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire alcune ferite, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice, da solo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare. Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Vedo che molti di voi sanno ancora come mescolare. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E date le tue recenti imprese a Hogsmeade, credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, signore. Bene. Per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma in futuro dovrai portare i tuoi come fanno i tuoi compagni. Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. Infine ce ne sono alcuni più difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenza. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna del principiante. Il professor Sharp ha detto che la pozione rigeneratrice serve a curare le ferite. Spero di non averne mai bisogno. La mia pozione rigeneratrice è una schifezza. Vorrei poterla sostituire con una di quelle di J. Pippin. Se esaurisci gli ingredienti, non agitarti. Io coltivo quasi tutto ciò di cui ho bisogno. I miei genitori volevano tenermi a casa da scuola quest'anno, quando si è iniziato a parlare di una ribellione. Ottimo lavoro con la tua prima pozione rigeneratrice, ma ne hai molte altre da apprendere. Sarà un anno intenso. Il professor Sharp deve aver appreso molte cose facendo l'Auror. Vorrei che ce ne parlasse. Mi ha colpito il fatto che tu sia riuscito a rispondere alla domanda di Sharp sulla pozione rigeneratrice. Ah, tu sei il nuovo studente. Ho sentito parlare molto di te. Grazie. Mi chiamo Amit. È un vero piacere. Non avevo mai visto nessuno preparare una pozione rigeneratrice perfetta al primo tentativo. Complimenti.
Sono felice che il primo tentativo sia riuscito. Devi avere un talento naturale per le pozioni. Alcuni studenti fissano perplessi le ricette delle pozioni come se fossero scritte in goblinese. Una lingua affascinante, tra parentesi. È irrilevante, in realtà. Ma l'ho imparata da autodidatta. Per Merlino. La conversazione è deleteria per il tempo libero. Devo restituire la soglia delle stelle prima della prossima lezione. A proposito di stelle, siamo compagni di classe ad astronomia. Ti piacerà? La professoressa Shah è severa, ma in gamba. Ci vediamo presto. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Sì, vuole che vada a prendere degli altri ingredienti per distillare un'altra pozione. Fantastico! Tu non lo sai, ma ti è appena stata offerta un'opportunità straordinaria! Ti ricordi di me, vero? Garrett Weasley. Ah sì, ci siamo visti nella sala comune. Ascolta, persino un troll potrebbe distillare una pozione Edurus. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente per darle il tocco finale. Ed è qui che entro in gioco io, giusto? Come speravo, hai capito al volo. Mi serve solo una piuma di Fuper. Visto che sarai nell'ufficio di Sharp con il suo permesso, potresti procurarmela tu, già che ci sei. Se mi assicuri che Sharp non se ne accorgerà, ti procurerò io la piuma di Fuper. Non succederà nulla. Le piume di Fuper non sono così preziose. Aspetta di vedere cosa sto distillando. Torna subito da me quando avrai la piuma. Tenete in ordine ben pulito. Revelio! Scusate, la precisione è la chiave della distillazione. Ecco la piuma di Fuper che desideravi. Splendido, grazie. Ci vorrà un po' per distillarla. Dovresti tornare alla tua pozione, Edurus. Ti avviserò quando avrò finito. Competenza e pozioni non si abbinano in alcun modo, Edurus. Siate pazienti e meticolosi. Ora aggiungiamo della malva e... Che strano. Che sta succedendo? Un attimo. Non dovrebbe... Basta! Uno stacco di grano. Cosa è successo? Complimenti, Garrett. È ora che c'è, Weasley. Chiedo scusa. Questi sono altri punti sottratti a Grifondoro. Il signor Weasley non ha agito da solo. Chi è complice dovrà risponderne ugualmente. Ho distillato una pozione Edurus, come richiesto. Mi sorprende che tu ne abbia avuto il tempo. Mi sembravi impegnato a generare il caos con Weasley. Mi dispiace, professore. Volevo solo aiutare un amico. Prendersi le proprie responsabilità è un'azione che apprezzo molto. Immagino tu abbia preso la lezione. Per quanto riguarda l'operato di oggi al calderone, hai ottenuto dei buoni risultati. Ti confesso che ero scettico, vista la natura avanzata di questa materia e il fatto che sei qui da poco. Sono felice di aver soddisfatto le sue aspettative. Un evento raro. E faresti bene a ricordarti che non sei ancora un esperto di pozioni. Oltre a capire bene come si combinano i vari ingredienti, devi acquisire anche una profonda conoscenza degli ingredienti stessi. Presta attenzione ad erbologia. Le piante che coltiverai in quelle lezioni ti serviranno per le pozioni di queste. Infine, trova un luogo sicuro dove esercitarti con la preparazione delle pozioni. Non puoi lasciare il calderone sul fuoco dove ti pare. È tutto. Abbiamo tutti vissuto sufficienti emozioni per oggi. La lezione è terminata. Revelio! Lezione molto interessante. Grazie a te. Non era ciò che avevo in mente, ma è stata comunque fantastica. Apprezzo molto il tuo aiuto. Spero che Sharp non sia stato troppo spiacevole quando gli hai consegnato la pozione. L'ho sentito parlare di responsabilità.
Il professor Sharp era seccato, ma ora è tutto risolto. Niente di grave. Meno male. Si sarà fatto una bella risata dopo che ce ne siamo andati. Sharp sembra scontroso, ma scommetto che ai suoi tempi qualche pozione l'ha fatta saltare in aria pure lui. Meglio andare. La prossima volta che parleremo ti prometto meno esplosioni. Revenio! Allora, vediamo cosa bisogna fare adesso. Ah, ci fanno andare qui. Ok. Oh, i miei abiti puzzeranno dell'esperimento di Garrett per il resto del trimestre. Un'altra avventura ti aspetta? Ci vedremo poi nel prossimo episodio. Com'è possibile che da Hogwarts arrivino solo notizie di Hagrid?